Vienna per loro è un po' l'anticamera dell'Italia. Dalla barba già celebre di padre Brevi li riconosciamo. Sono i 18 restituiti dalla Russia. Raccontano, siamo stati condannati quando gli altri rimpatriavano. Ma questo è il treno che torna a casa. Al conte Borromeo, segretario dell'ambasciata, hanno spiegato che già un mese prima erano arrivati fino in Ungheria. Poi un controllo di improvviso li aveva fatti tornare in Russia. Stavolta però non c'è più dubbio. Neve ne hanno vista tanta in 12 anni di Russia, ma questa pare più calda, è neve italiana. Peccato solo che De Bastiani per un'emorragia alla gamba si sia dovuto fermare all'ospedale. A Udine, tra la folla, c'è anche l'onorevole Meda. A questa stazione si conchiuderà la storia del maggiore Zigiotti. Troverà qui la moglie e la figlia che aveva lasciato di soli 2 anni. Da Vienna ha telefonato, ma qualcosa gli raschiava la voce, non si dica che erano lacrime. Dalla Romagna è venuto il papà di Zavatta. Ed ecco padre Brevi. Col maggiore e un soldato avevano formato il gruppo d'acciaio, da 11 anni sempre uniti. Finalmente un brindisi col vino nostrano. A Bertinoro, finale dell'Odissea di Zavatta, cominciata in Romania. Questa è la sua mamma. Palermo, tra le nostre città, è la più lontana dalla Russia. E anche qui c'è una madre che forse dubita ancora. Ci pensa la folla, ci pensano gli amici ad anticiparle la certezza. Assaltano il treno. Alzano verso il finestrino la signora affronta. 12 anni sono passati, ma per lei il suo Guglielmo è sempre un ragazzo. A lingua glossa torna il soldato Neri. Non si immaginava di star via tanto tempo.